La burocrazia è e resta il cancro dell'economia italiana che in questo periodo di pandemia sanitaria rischia il tracollo completo anche grazie ai folli nodi attorno ai quali vengono istituite le misure istituzionali. Di questa situazione paradossale tutta italiana, il professore Gianni Lepre, opinionista economico del TG2 e presidente del Club delle Eccellenze di Confesercenti, ne parla da decenni nel menefreghismo collettivo. Solo ultimamente i governi cosiddetti populisti hanno posato il pensiero su questo grave handicap tricolore. Secondo i soldi che arriveranno al Recovery Fund dobbiamo installare 7.000 megawatt di potenza tra fotovoltaico e eolico all'anno. Lo sapete a causa della burocrazia quanto ne riusciamo a installare in Italia? 700. Questo è il motivo per cui il primo nemico della transizione ecologica e delle rinnovabili è la burocrazia. Adesso nel nuovo decreto sulle semplificazioni dobbiamo inserire un po' di cose che semplificano il quadro. Solo dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova lo Stato ha compreso che l'azione e l'efficacia sono alla base della vita e del progresso sociale. Oggi il generale Figliuolo ha parlato di modello Genova, quali sono le priorità? Fortemente voluto dalla Lega, azzerare la burocrazia. Siamo in tempo di guerra, bisogna dare risposte di guerra, sia nella riapertura dei cantieri, sia nelle terapie domiciliari e nella somministrazione dei vaccini, sia nella ripartenza delle attività economiche. Ma tutto questo l'economista Gianni Lepre lo ha sempre detto, da tempo immemore e in tutte le salse. Noi dobbiamo dire che in primo luogo c'è bisogno che il nuovo governo metta mano al fisco, metta mano alla burocrazia. Io mi ripeto per l'ennesima volta, per quanto mi concerne, la burocrazia è il cancro della nostra economia. Tra le altre cose, l'ho già detto altre volte, si è dimostrato con il Ponte di Genova che, superando la burocrazia, in effetti è stato realizzato un ponte che in pochi, addirittura in mesi, in un anno forse, mentre che se avessimo seguito l'iter burocratico solito, probabilmente, anzi certamente, il ponte non sarebbe ancora iniziato a costruirsi. Tra le altre cose, noi vediamo che le nostre imprese patiscono molto la burocrazia, perché per iniziare un'attività c'è lì un ristoratore. In effetti, nel campo della ristorazione, se non passano 6-7 mesi, qualche volta anche un anno, non si riescono ad ottenere le autorizzazioni per fare quell'attività. Tutto questo non è possibile, non ci si rende conto che in effetti lede molto la burocrazia alla nostra economia. Molte volte gli imprenditori sono scoraggiati, ma non soltanto gli imprenditori nostrani, spesso, anzi direi quasi sempre, diciamo, l'investitore straniero non viene in Italia proprio perché c'è tanta burocrazia, la tassazione è alta, quindi è un altro problema su cui lavorarci. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.